Buongiorno e buona domenica. A Bruxelles anche questa settimana per il nostro appuntamento con Regione Europa, il settimanale europeo della TGR, la testata giornalistica regionale della RAI diretta da Alberto Maccari. Per la prima volta nella sua vita, l'autore di Cent'anni di solitudine accetta di posare e di farsi ritrarre. Lo fa nel chiuso della sua casa cubana, nel cuore più antico dell'Havana. Siamo sulla Quinta Avenida, dove da anni Gabriel García Márquez vive in profonda solitudine. Ma lo faccio, confessa lo scrittore al suo amico pittore, per evitare di essere travolto da un clamore mediatico che ormai non giova più né alla mia salute né alla mia vita personale. Questa che vi raccontiamo è la storia di un incontro tra Márquez e Franco Azzinari. Un incontro casuale che diventa col passare dei mesi, forse degli anni, una straordinaria amicizia privata. Alla fine, il premio Nobel per la letteratura accetta di posare per questo brillante artista italiano. Sono entrambi figli del sud del mondo. Azzinari è nato e cresciuto nella Sibaritide, angolo bellissimo ma povero di una Calabria d'altri tempi. Poi la passione per i colori ha fatto di lui un cittadino del mondo e il risultato di questa loro amicizia oggi sta tutta qui, in questi 20 ritratti che sono esposti nella splendida villa della Fondazione del Nuovo Cine Latinoamericano a L'Avana e che dopo Cuba, passando per Boston, incominceranno a girare per il resto del mondo. Colori e tratti suggestivi fanno di ogni ritratto un'opera a parte. Con il premio Nobel della letteratura che alle spalle ha sempre i colori della natura, sono gli stessi che lo scrittore ha raccontato nei suoi 1000 romanzi, emozionando milioni di lettori in ogni parte del mondo. Molti si domanderanno: ma perché uno scrittore famoso come Gabriel García Márquez ad un certo punto della sua vita si fa ritrarre con tanta pazienza? Forse la lunga malattia con cui da anni combatte, racconta Franco Azzinari, lo hanno convinto che è arrivato il momento di lasciare alle giovani generazioni un'immagine forte, intensa, ma anche serena della sua grande malinconia. Ed in questi 20 ritratti, questo senso della solitudine che Márquez ha raccontato per anni e che pervade la sua vita privata da sempre, c'è davvero tutto. Which rocks gently on...